mettere le maniche, cominciamo, come dicevo, abbiamo 1, 2 e 3 mattonelle. Quindi cominciamo con la prima mattonella, sono qua proprio sullo spazio che l'abbiamo creato per le maniche, e comincio con l'indietro e qua il davanti, e comincio a aggiungere, a unire la prima mattonella qua. A questa mattonella la unisco in due angoli, uno sarà questo qua e il secondo qua e un lato. E ho già lavorato il mio terzo giro, sono arrivata al terzo angolo e infilo l'uncinetto qua in mezzo. Prendo il filo e faccio un punto bassissimo. Faccio ancora 3 catenelle e vengo nello stesso angolo per finire i miei punti, il mio punto cipollina, il secondo, no? Per finire il mio angolo. Ok. Adesso faccio una catenella e vengo nel primo spazio da 3 catenelle e faccio l'unione. Faccio un'altra catenella e torno nel mio quadrato da lavorare a fare un punto cipollina sul lato. Così. Ok. Adesso una catenella, vado sul secondo spazio da 3 catenelle, scusate, faccio l'unione, faccio un'altra catenella ed eccomi qua nell'angolo, ultimo angolo da unire. 1, 2, ho fatto. Ups. 3, 4 per fare il mio primo punto cipollina. 1, 2, 3 e adesso vengo qua nell'angolo tra queste due, no? Che sono già unite. Infilo l'uncinetto e faccio la mia unione. Faccio ancora 3 catenelle e vengo a fare il secondo punto cipollina dall'angolo. Ok, poi adesso vengo a lavorare sull'ultimo lato da completare, quindi non devo attaccare niente e vado a finire così. 1, 2, 3 e mi infilo con l'uncinetto nel primo, cioè proprio in cima al mio primo punto cipollina. Taglio il filo, faccio il nodino di sicurezza e voilà, questa è la mia prima mattonella della manica. Adesso faccio così, quindi la prima l'ho messa, la devo mettere la seconda qua unita alla seconda mattonella dello spazio creato per la manica, no? Quindi la devo proprio mettere così. Come faccio? Vengo a unire questa che l'ho appena messa in questo angolo, poi dopo vengo su una parte qua nell'angolo. Vengo sulla parte della mattonella che
del mio spazio per la manica è fino qua. Quindi in tre punti faccio l'unione e faccio così. Faccio il mio nodino iniziale. Mi infilo nell'archetto da 3 catenelle, faccio 3 catenelle e il mio primo punto cipolline. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e mi fermo per fare l'unione, come vi dicevo, nel primo angolo del quadratino appena messo. Ok, 1 2 3 e vengo a completare con un altro punto cipollina il mio angolo del quadrato che lo sto lavorando. Una catenella e vado sul lato, no? Quindi qua nel terzo spazio, nello spazio da 3 catenelle, scusate, faccio l'unione, una catenella e vengo a lavorare il mio punto cipolina sul lato. 2, 3 e 4. Faccio una catenella e mi infilo con l'uncinetto nel secondo spazio da 3 catenelle per fare l'unione e adesso sono arrivata nell'angolo, faccio un punto cipolino. Uno, due e tre e vengo qua dove ho già unito tre angoli, no? Ho già unito e unisco anche il quarto. Così faccio ancora 3 catenelle e vengo a lavorare nell'angolo il mio secondo punto cipolina. 3, 4. Ok, una catenella e adesso sono qua, lavoro sul lato del quadrato, faccio l'unione. 1, 2, 3 e 4. Una catenella. Lavoro il primo punto cipolina nel mio spazio, nel mio angolo, faccio 3 catenelle e vengo qua a fare l'ultimo punto di unione, l'ultimo angolo che lo devo unire. Così 1, 2, 3, finisco il mio angolo, quindi metto il secondo punto cipolina. Ok, l'unione fatta, vi voglio solo far vedere, quindi la nostra manica si sta formando, la dobbiamo solo unire per poi lavorare quegli altri giri in tondo, quindi mettiamo la terza
mattonella qua che la uniamo e poi andiamo a lavorare in tondo. E ho qua da unire la mia terza mattonella. Solo che questa la devo unire per creare proprio la manica, quindi per chiudere il mio cerchio da tre mattonelle per lavorare in tondo come abbiamo lavorato anche per il maglioncino, solo che in cerchio con 3 mattonelle e non con 8. Però è uguale, identico, quindi andiamo a unire con questa mattonella, a unire in 1, 2, 3, 4, 4, vi faccio vedere così, quindi 1, 2, 3, 4 angoli e 3 parti. Ok. Quindi 1, 2, 3, 4. Cioè, per me, sinceramente, è più facile spiegarlo che farlo. No, è più difficile spiegarlo che farlo, ecco, è questo che volevo dire. È più difficile spiegarlo che farlo perché dopo aver capita la 2 3 dopo aver capita la tecnica è molto facile e si possono fare tante tante belle cose. Adesso se questa, ok, qua dobbiamo guardare per rimanere sul davanti perché se no facciamo sbagliamo. Ok. Faccio una catenella, adesso vado a lavorare sul lato, quindi qua è ormai tutto chiaro come si devono unire, solo volevo farvi vedere che dobbiamo con la terza unire in cerchio, in tondo per lavorare poi così i seguenti giri. Ok, ecco qua, io ho già unito e voilà il nostro inizio della manica. Così dobbiamo continuare a lavorare in tondo, come vi dicevo, niente di difficile, spero che sia tutto chiaro. Quindi 3 mattonelle intorno in tondo. E la lunghezza, certo, la potete decidere voi. Io farò, penso, due, ancora tre giri, quindi la voglio lunga. Se volete farla tre quarti, non lo so, potete mettere tre giri. Poi, se la volete normale, più grande, aggiungete invece di una qua sopra, no? Qua. Sulla spalla aggiungete 2 e così avrete la manica con 4 mattonelle e certo sarà più grande. La stessa cosa anche per il corpo, diciamo, del nostro maglioncino, potete farlo con più mattonelle e così lo avete normale più grande, non c'è un problema. Quindi qua abbiamo un pochettino di manichina e si può già capire come viene. Ciò che vi voglio far vedere adesso è intorno alla scollatura, il bordino, diciamo, intorno alla scollatura. Io lo farò con questo colore strano, spero che si veda abbastanza bene. Cominciate in su un lato, quindi cominciate su qualsiasi spazio da 3 sul lato, qualsiasi lato, ok? Non negli angoli perché poi vi faccio capire. Quindi io entro qua davanti sul lato, quindi sono qua davanti,
entro qua sul lato e aggiungo il mio colore, faccio 1, 2, 3 catenelle, che sarà il primo punto basso, alto, certo, e adesso faccio ancora 1, quindi ne ho 2 già e 3. Poi qua in cima al mio punto cipollina faccio 1 e vado avanti così nello spazio da 3 catenelle, quindi nello spazio da 3 catenelle faccio 3 punti alti, 1, 2, 3. Invece qua in cima al mio punto cipollina faccio un punto alto. Qua sono arrivata, quasi arrivata ad un angolino, perché vi voglio vedere come fare. Quindi qua farò così. 2 punti alti qua nel primo angolo, diciamo primo spazio qua. 2. E poi qua nell'angolino faccio così, prendo lo spazio dove ho appena lavorato e quest'altro e lavoro così un punto alto. Cioè, quindi è questo un po' più difficile da capire. Quindi rifacciamo il tutto. Allora, sono qua nell'angolo, ho lavorato nel mio primo angolo, no? Ho 2 spazi da seguire, diciamo, quindi ho lavorato 2 punti alti, 2, e adesso questi due li voglio unire. Come? Filo sull'uncinetto, passo sotto uno e quell'altro, li tengo così uniti e lavoro il mio punto alto proprio in mezzo. Avete visto che li ho uniti un po'? Poi dopo passo nel seguente angolo e faccio ancora 2. Ecco, perché così li abbiamo un po' arrotondati e uniti di più. Poi vado avanti normalmente come vi dicevo, quindi un punto alto e ups, 3 punti alti nello spazio da 3 catenelle, 2 e 3, poi un punto alto nello in cima al mio punto cipollina. E 3 punti alti nello spazio da 3 catenelle e vado avanti. Ups. Ok, e vado avanti così. Quindi qua a tutte le unioni di angoli faccio la stessa cosa. Adesso arriviamo, quindi ne ho fatti 3, in cima al mio punto cipollina faccio 1 e qua ho di nuovo l'unione dagli angoli, quindi faccio 1, 2, solo 2 punti alti, filo sull'uncinetto e il terzo lo faccio così, prendo entrambi, quindi sotto, passo sotto entrambi contemporaneamente, così. E faccio il mio punto alto, ok? Poi di nuovo 2, 1, ok? E 2 e vado
Ma cosa combino? Ok, e vado avanti così. In cima al mio punto cipollina faccio un punto alto. Nello spazio da 3 catenelle faccio 3 punti alti, 2 e 3. Poi nello spazio in cima al punto cipollina faccio un punto alto e vedete così riusciamo a renderlo più tondeggiato. Vedete? E andiamo avanti così. Sto finendo il mio primo giro. Il secondo giro sarà un giro di diminuzioni. Volevo farvi vedere perché sono qua di nuovo tra due mattonelle, tra due angoli. Ho fatto solo due punti alti, filo sull'uncinetto e il terzo lo faccio così. Prendo questo, prendo anche questo. Ups, insieme li tengo così con la mano, passo il filo sotto e faccio pian pianino un punto alto, così li abbiamo uniti. Poi ancora due punti alti. Allora dicevo che il secondo giro sarà un giro di diminuzioni. Ok, e sono arrivata alla mia alla fine, infilo l'uncinetto nel terzo a malapena, lo vedo io, perciò mi rendo conto che voi non potete vederlo. Quindi quest'altro invece lo comincio così, faccio una catenella e nello stesso punto faccio un punto alto. Ok, e cosa faccio? Come vi dicevo, adesso dobbiamo fare un giro di diminuzioni. Quindi lavoro 1, già l'ho lavorato, 2, 3, ok, 3 e 4, lavoro 4 normali e il quinto e il 6 facciamo una diminuzione, ciò che vuol dire prendo e lavoro a metà, filo sull'uncinetto, vengo nel seguente prossimo punto e lavoro di nuovo un punto alto a metà, 3 anelli sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, passiamo tramite tutti e tre. Poi dopo vado avanti normalmente con 4 punti alti, 2, 3 e 4. Ok, i seguenti due, i prossimi due, quindi questi due punti li dobbiamo fare uno. Quindi vengo con l'uncinetto, filo sull'uncinetto, no, vengo con l'uncinetto, tiro il filo, filo sull'uncinetto, passo tramite due anelli e rimango così, filo sull'uncinetto, vengo nel prossimo punto sull'uncinetto, passo tramite 2, 3 anelli sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, passo tramite tutti e tre e poi vado avanti come se niente fosse con 1, 2, 3 e 4. Poi faccio la stessa cosa, entro nel primo, lavoro a metà. Un punto alto, entro nel secondo a metà, 3 fili sull'uncinetto, prendo tutti e tre, ho tutti e tre e siamo a posto e vado avanti. 4 li lavoro normalmente, insomma, dicevo normalmente, 3 e 4. Il quinto e il sesto. Facciamo una diminuzione. Lavoro a metà, vado nel seguente, lavoro a metà, passo il filo tramite tutti e tre anelli sull'uncinetto. È così che andiamo avanti per questo giro.
quindi ho fatto 1, 2, 3, 4 e vediamo un'altra diminuzione, questi due, quindi filo sull'uncinetto, andiamo 1, lavorato a metà, filo sull'uncinetto, il secondo, lavorato a metà e tutti e tre in una volta. Così andremo per questo e per quegli altri giri del nostro maglioncino. Adesso tocca proprio a voi a decidere quanti giri volete fare, quanto lo volete, diciamo, stretto, cioè la scollatura, no? Se la volete più ampia, allora lo lasciate più grande, fate solo 2-3, massimo 3 giri, no? Per creare il bordino. Se volete invece andare un po' avanti, fate 4 4. Io ne farò 4 giri e poi vi faccio vedere.